Buongiorno e buona domenica a tutti, cari amici fan al vostro Nicola De Lucia. Ebbè, parlo non molto forte, siamo di primo mattino, sto registrando alle ore 8 e 3 minuti di oggi, domenica 26 gennaio. Allora, in questo primo video, perché oggi ne saranno due, uno su Torino e Atalanta e l'altro su l'evento speciale Pay Per View Worlds Collide. Allora, partiamo da Torino-Atalanta, dove praticamente i nerazzurri di Bergamo hanno letteralmente asfaltato il Torino con il risultato più che tennistico di 7-0 in casa del Toro, con le reti di Ilicic nel primo tempo al 17esimo, Gosens al 29esimo, Zapata al 45esimo più un minuto di recupero su rigore. Nella ripresa Ilicic al 53esimo e al 54esimo, Muriel rigore all'86esimo, all'88esimo di nuovo Muriel. Da segnalare i cartellini rossi a Izzo 76esimo per eccesso di foga, dopo che era stato ammonito nel primo tempo al 44esimo, e Lukic all'89esimo a sterramento, però si sa, dopo questo risultato clamoroso c'è un po' di frustrazione. I bookmaker erano abbastanza favoriti per la vittoria della Dea bendata tra l'1,66 e l'1,73. Beh, sicuramente questa battuta d'arresto del Torino, insomma, servirà molto per provare a ripartire. Questa è stata per il Toro la seconda sconfitta di fila dopo 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Atalanta che mantiene viva la quinta posizione a quota 38 punti. Torino, veniamo al Torino che sarà impegnato il 2 febbraio in quel di Lecce in uno scontro dove sicuramente i salentini vorranno dire la loro, però come si dice anche il Torino dovrà rifarsi. Invece la Dea bendata dall'Atalanta, sempre il 2 febbraio, sarà impegnata tra le mura amiche contro il Genoa, che è 19esimo attualmente con 15 punti, che nell'ultimo turno, proprio ieri, ha pareggiato a Firenze contro la Fiorentina. Bene, che dire? Non ci sono sempre queste partite dai risultati abbastanza tondi tondi. E io vi rimando al video dove parlerò di Worlds Collide, però ovviamente mi dovete dare il tempo di visionare l'evento, e poi arriverà anche un collage. Magari oggi credo di no, o vediamo un po', va, vediamo un po'. Tanto comunque il mio Milan ha giocato venerdì, un po' di tempo a disposizione ce l'ho. Beh, grazie a tutti, ripeto, Torino 0, Atalanta 7. Viva il calcio, la Dea ha avuto la meglio sul Toro. Ciao a tutti, ci vediamo tra un po', buona domenica.